Siamo con il dottor Luciano Gorelli, responsabile del reparto di geriatria qui del San Donato. Intanto il significato della Delirium Room, perché è una struttura all'avanguardia che da tempo è in vostra dotazione. Allora, questa struttura è stata inaugurata nel lontano 2018, è la seconda in Italia ed è la prima in Italia ad avere il neuropsicologo. Quindi c'è una stretta collaborazione con il medico geriatra e il neuropsicologo. È una struttura finalizzata soprattutto a ridurre quelli che sono i disturbi del comportamento del paziente anziano che si ricorda. Purtroppo il paziente anziano può andare incontro con estrema facilità a un delirio e questo comporta indubbiamente condizioni di stress del paziente, nonché nei familiari. Con questa struttura, che è una struttura asettica dal punto di vista architettonico, che mi riporta soprattutto un ambiente familiare e non più un ambiente ospedaliero, io riesco, utilizzando anche delle stimolazioni neurosensoriali, a ridurre la terapia farmacologica e a ridurre soprattutto i disturbi del comportamento. Dottore, in questi pazienti. È una struttura all'avanguardia che è, fra virgolette, studiata anche da altre ASL italiane. Sì, esatto. Oggi abbiamo infatti una delegazione della ASL 1 di Imperia che viene a prendere spunto per poi riportarla anche nella loro realtà. Siamo orgogliosi di questo e ci fa piacere questo. Senta, paziente anziano cosa significa? Età anagrafica oppure grado anche di malattia? Allora, soprattutto tutte e due, nel senso, a volte l'età anagrafica non corrisponde all'età biologica e viceversa. Generalmente qui si considerano pazienti normalmente oltre 75 anni, oltre 80 anni, che hanno già un decadimento cognitivo con cui si associa a disturbi del comportamento anche importanti che rendono difficile la gestione anche dell'ambiente domiciliare. Dottoressa Dei, c'è motivo di grande soddisfazione, visto che insomma siete studiati anche da colleghi italiani per questo tipo di strutture? Certo che sì, ne siamo felici, sapevamo già che già la nostra è l'ASL territoriale più estesa in Italia e chiaramente le logiche sul territorio sono state sviluppate più per bisogno e per necessità, ma che hanno portato anche a risultati come questi. Mi piace dire che la nostra geriatria, perché oggi soprattutto si parla di geriatria, non è né ospedaliera né territoriale, è la geriatria della persona anziana, trasversale, che mette al centro i suoi bisogni e proprio per questo in un setting ospedaliero e quindi nel momento in cui a quella persona serve l'ambiente ospedaliero per venire fuori da un brutto periodo della sua vita, cerca di ricreare l'ambiente familiare e cerca di ricrearlo in modo che non vi sia un peggioramento ulteriore sul suo stato di salute legato a un ambiente che non riconosce, che vede come nemico e nel quale non si trova a suo agio. Si compensa qui l'attenzione alla parte umana e l'attenzione alla parte professionale, senza che nessuno dei due lati venga lasciato andare e questo è importante nella cura, soprattutto in un sistema sanitario pubblico. E questo facilita anche il rapporto con i familiari? Assolutamente sì, perché un ambiente come questo può far vedere anche allo stesso familiare quali sono le tecniche da utilizzare a casa, può far comprendere meglio le fragilità della persona e vedere delle persone competenti che lo supportano in una fase anche molto acuta del suo star male, dà loro degli strumenti e una cassetta degli attrezzi che si portano a casa, cioè laddove la patologia di un anziano, la sua caratteristica dell'età, spesso non tanto di patologia si tratta, ma proprio di un invecchiamento, possono e devono essere affrontate quotidianamente.